Ciao a tutti, come sempre, bentrovati, bentornati e benvenuti se siete nuovi sul canale. Siete su Cartomantica, dove tutto quanto è le norme. Ed è arrivato il momento di vedere come sarà il nostro mese di settembre con il Gran Tableau, la stesa di tutte le stese, quindi una visione generale delle energie, dei fatti salienti, di quello che è più probabile che accada, quello che è meglio non fare appunto per il mese che sta arrivando. Come sempre, queste sono stese rivolte a tutti, anche questa qui, senza distinzione di genere, di orientamento, sono stese generali, mi raccomando, ognuno tragga quello che sente che gli può interessare, il resto lasciatelo andare. Per comodità useremo come sempre come punto di riferimento la carta 29, quella della Dama, ci rappresenta tutti, proprio perché se no è un po' difficile da interpretare se non abbiamo un punto di riferimento. Vi ricordo che il 28 e il 29 di settembre finalmente sta arrivando il corso su amore, personalità e relazioni con il Petit Lenormand. È un corso a cui io tengo tantissimo, sto lavorando come una pazza perché ogni volta che metto mano mi esce qualcosa di nuovo da poter inserire, quindi sono veramente stanchissima ma super contenta, quindi mi raccomando, chi vuole iscriversi trova il link qui nella descrizione del video, lo trova su cartomantic.com alla voce corsi e lo trova evidentemente sul sito della libreria esoterica di Milano, che appunto mi ospiterà, ci ospiterà tutti come già stato l'anno scorso. Questo è un corso che va bene per tutti, anche se siete alle prime armi. E anche se non avete mai preso in considerazione un mazzo di Petit Lenormand, perché in modo diverso ma comunque molto esaustivo i concetti base li dovremo rispolverare. Non pensiate però, se chi per esempio ha già seguito altri miei corsi, che sia un ripassino con qualcosina in più, perché è un corso bello tosto, usciremo probabilmente tutti molto stanchi, ma spero molto contenti, veramente interattivo perché in presenza e prevedo appunto di farvi partecipare moltissimo, quindi non solo dover ascoltare me, e insomma ci darà la possibilità di imparare a conoscere noi stessi, gli altri, interpretare i tipi di relazione, non soltanto quelle sentimentali, anche se ovviamente anche di queste parleremo, e anche di capire come possono andare le cose. Quindi ci sono certo stese di tipo predittivo, ma sempre tenendo in considerazione che la realtà noi la possiamo cambiare. Quindi sì, responsi, ma non vera detti. Ecco, questo è un po' anche come io prendo la cartomanzia, però evidentemente questo corso si presta moltissimo a questa visione. Bene, quindi vi aspetto tutti. Nel frattempo vedo che continuate a chiedermi consulenze, sono molto felice. Le trovate sia su Cartomantic, quelle un po' corpose, le altre, quelle un pochino più, diciamo, di breve durata, domande un pochino più mirate, magari che non hanno bisogno di grandi estensioni, le trovate su Visio. E ricordatevi che c'è lo sconto, mi pare del 10%, sì, su Isio, con il codice che trovate in descrizione. Bene. E vi ricordo che fino a fine agosto, quasi ci siamo, comunque c'è anche il codice sconto che vi riporto per comodità qua nella descrizione. Bene, allora detto questo, io direi che è bene che ci muoviamo perché è una stesa molto impegnativa, lunga se escono tante cose, meno lunga se ne escono di meno, ma impegnativa sia per chi l'ascolta, perché si parla di tanti argomenti, ma anche per chi la fa, ve lo assicuro. È una stesa piuttosto no, complessa no, però insomma che porta via tante energie, quindi mi metto subito al lavoro. Vediamo come sempre con gli oracoli che cosa ci portiamo dal mese di agosto. Tengo a precisare per l'ennesima volta che quando noi guardiamo le energie non vuol dire l'umore, stiamo bene, stiamo male. Le energie sono il nostro bagaglio di risorse sulle quali possiamo contare e anche il flusso entro il quale ci muoviamo. Quindi magari siamo di pessimo umore, ma le energie sono buone, è una bella notizia, non una contraddizione. Qui abbiamo da fare delle scelte. Usciamo dal mese di agosto con delle scelte da compiere, o magari delle scelte da parte di altri che ci riguardano, di cui dobbiamo venire a conoscenza. Questa è sempre una carta che a me mette un po' di ansia, però insomma, un po' di pressa, sì, no? Esce un bivio, e poi di fatto il bivio, perché è Fork in the Road,
quindi bisogna fare, scegliere un cammino, no? E scegliere è sempre impegnativo, quindi, però è anche da vedere come un'opportunità. Quando possiamo scegliere, vuol dire tanto. Vediamo un po'. Qui intanto c'è una ricettività che è balzata fuori, quindi pronti a farlo, ma isolamento e solitudine, voglia zero di ritornare alla routine, senza contare che ormai i tempi sono cambiati, non è che si torna tutti insieme alla routine, no? Però è, diciamo, il momento in cui settembre sicuramente tutti o quasi tutti sono tornati alla routine, quindi diciamo c'è una bella concentrazione di energie di rientro con isolamento e solitudine, guardando verso l'isolamento. Quindi c'è veramente qualche cosa in questo mese di agosto che o non si è manifestato, non si è concretizzato e ci impone di fare delle scelte, o che magari non si è concretizzato perché chi doveva scegliere non l'ha fatto e noi siamo rimasti un po' così. Infatti c'è questa ricettività che insomma è arrivata di sua spontanea volontà, pronti ad attendere qualcosa. Urca che peso, ragazzi, ma agosto non dovrebbe essere un mese un po' più leggerino, no? Allora, sì, un peso, però anche una bella capacità di analisi della situazione. Certo, qui non sono carte di analisi, però è la carta di chi riesce ad andare al centro di sé e poi la comprensione, la ricettività. Si fa fatica a far pace con questa idea di attesa e di scelta, quindi insomma siamo ancora alla vigilia di un cambiamento, però nonostante la delusione che abbiamo visto al taglio, qualcosa dentro di noi ci fa accettare questa situazione, non dico essere felicissimi, però insomma almeno capire, ecco qua, qualcosa che non è partito proprio qua. Quante cose possono esserci in queste energie, però una sensazione di rammarico per ciò che non è partito, ciò che non è arrivato a conclusione, qualcosa che è rimasto in sospeso. E infatti abbiamo l'energia del bivio in apertura. Allora, stiamo facendo quei conti, io questa carta non l'amo particolarmente, però in questo caso ha senso. Qui stiamo veramente cercando di fare un bilancio in modo forse anche un po' crudo e impietoso verso noi stessi e siamo molto presi da questo tipo di attività. No? Stiamo mettendo tutte le cose buone da una parte e tutte quelle meno buone dall'altra. C'è anche un senso di solitudine. Allè, proprio è stato un bel mese? No, allora, ovviamente non vale per tutti e non per tutti in questi termini, può essere anche molto meno. Magari ci aspettavamo, per dire, un invito da parte di qualcuno, non è arrivato e ci siamo rimasti male. Stiamo facendo un po' l'esame della situazione, stiamo facendo un po' magari un recall di come noi abbiamo interpretato dei segni, forse abbiamo esagerato, abbiamo peccato d'ottimismo, può essere anche una cosa del genere. Però si può arrivare anche a casi un pochino più forti, dove una situazione che sembrava promettente non è partita e per ora è ancora tutto nel generico, quindi anche qualcosa di lavoro, non è arrivata una chiamata, non è arrivato un incarico, non c'è stato quel secondo contatto, oppure potrebbe anche essere qualcosa di diverso, tipo sentimentale, quindi una storia che non è partita, una conferma che non è arrivata, noi che dobbiamo scegliere da che parte andare, magari due persone che ci interessano allo stesso modo, speravamo che magari si manifestasse di più una delle due, almeno per darci un inizio, e questa cosa non è arrivata. Insomma, possono essere veramente tanti, sta di fatto che appunto con un peso diverso per ognuno di noi c'è questa idea di dover fare qualcosa per arrivare a conclusione. Perché così come stanno le cose, spontaneamente non c'è stato un cammino preciso nella nostra vita. Allora, qui si stava proprio aspettando una comunicazione, un
Infante di bastoni, ascolta qua. C'era un'idea appunto o di incontro, di festa, tutto sommato le cose. Allora, io direi che purtroppo ci sono anche state appunto, come vi dicevo, non solo delle delusioni, delle aspettative disattese in campo sentimentale. Purtroppo qui c'è anche qualcosa di un po' conflittuale a livello lavorativo e anche a livello, diciamo, familiare, ma per quanto riguarda dei conflitti interni alla famiglia, che non hanno nulla a che vedere, secondo me, con i sentimenti. Purtroppo poteva forse risolversi una vecchia lite di famiglia per eredità, per lasciti, per qualunque altra, magari anche terreni o qualcosa di concreto, ma siamo ancora nel mondo dei se e dei ma, perché i conflitti non sono finiti, quindi anche qua c'è l'urgenza di prendere una strada, di fare una scelta per riuscire a venire fuori da una situazione complessa. Quindi direi che con tutto il divertimento che spero abbiate avuto, anche il relax, che è una cosa bellissima in questo mese di agosto, se avevate, la maggior parte di voi, delle situazioni pendenti lì, per risolversi, speravate che entro la fine del mese arrivasse qualcosa di definito, questo qualcosa non è arrivato. Quindi c'è un po' di delusione, c'è un po' di introspezione per cercare di analizzare noi stessi e capire se forse è qualcosa che abbiamo detto o fatto di sbagliato che ha rallentato la soluzione. C'è anche comunque la consapevolezza che se vogliamo a questo punto ottenere qualcosa dobbiamo andarcela a prendere. Poi non tutti saranno contenti di doversi andare a prendere qualcosa, perché ovviamente questo poi dipende dai caratteri di ognuno di noi, no? C'è chi dice no, io non mi muovo, se non mi dicono niente o se non mi dice niente, se non fa niente, vuol dire che doveva andare così. Solitudine con l'isolamento, guardo indietro e vedo che nessuno si è mosso e io me ne sto nel mio. Oppure guardo questo sette di coppe, che cosa potrà succedere? C'è un conflitto, come ne esco? Scelgo di fare qualche cosa. Quindi c'è comunque un po' di irrisolto all'inizio di questo mese di settembre. Niente di male, ripeto, possono anche essere delle cose molto molto leggere, però evidentemente è un po' l'energia di questo inizio mese. Vediamo che cosa ci dice adesso il nostro pettine normale. Stendiamo il grand tableau. Quanto detesto mischiarle così, ma è necessario. Allora, vediamo un po'. Questo taglio so che avrà già fatto scappare metà di voi, ma magari qualcuno che prima non ci stava ascoltando così, adesso ho la sua attenzione. Cuore con la volpe. È uno dei tagli classici con cui inizio di solito il laboratorio sugli abbinamenti. Ricordiamo che il taglio è sempre un'energia, non è mai un verdetto, una sentenza, non è la stesa, se no che ce lo farebbe fare poi di stenderle tutte e 36. Qui ci sono intanto, beh, amori clandestini, di questo parleremo. Parleremo anche, quindi in modo più soft, di persone che a fronte di un sentimento indossano una maschera, quindi nei casi più estremi sono amori clandestini, in casi meno pesanti da gestire sono amori che non vengono dichiarati, no? Che vengono mascherati da un atteggiamento a volte di indifferenza. Vuoi per timidezza, vuoi perché veramente quella persona è così, simpaticissima. Oppure anche un po' di falsità, magari potrebbe anche essere falsità su se stessi, cose non dette o un lato del carattere che si è preferito nascondere. Sta di fatto che qui i sentimenti ci sono in generale in questo mese, ma guarda un po', bisogna andarsi a prendere la soluzione perché altrimenti qui le cose stanno così. Allora, vediamo un po'.
quindi. E non parlo, alla prima riga io me ne sto zitta e muta, sicuramente, però delle cose le ho già viste, come le avrete viste anche voi. Allora, vediamo dove siete, dove siamo, tutti. Qui insomma. Ok, eccovi qui. Che succede qua? Sì, direi che è un mese in cui si entra un po' con la sensazione di dover smuovere un po' le acque. Eccola qua. Vediamo chi c'è. Uff. Dico subito che i legami di lunga data non hanno da temere in questo gran tableau, visto che abbiamo questo abbinamento. Però ricordatevi quello che vi dico. La fedeltà di base c'è, quindi in questo caso mi posso spingere anche oltre e non parlare semplicemente di legami sentimentali, ma anche di legami con persone alle quali siamo legati da tanto tempo, possono essere colleghi, amici, anche persone di famiglia, perché aggiungo anche persone di famiglia, perché comunque abbiamo una volpe in casa. Quindi, soprattutto andando a vedere che cosa abbiamo da queste parti e da queste parti, e adesso naturalmente vi spiegherò, diciamo che è un mese in cui potete aspettarvi in generale dalle persone chiamate, ripeto, sottolineo tre volte, non solo chiamate in termini romantici, ma delle persone chiamate tutte, amici, parenti, colleghi e via dicendo, un comportamento sfuggente, non tanto chiaro, anche se il legame, la connessione di fondo rimane. Questo è un po' quello che traspare dagli angoli, non solo, ma anche voi a specchio si agisce così, maturerete una certa dose di diffidenza. È tutto così il mese di settembre? No, per fortuna no, però è un'energia che serpeggerà un pochettino. Certo, se andiamo a vedere la situazione qui è invece più chiara per tutto ciò che è iniziato da poco. Per cui vi aspettate tutte le situazioni, per cui vi aspettate che si muova qualche cosa e che in questo mese di settembre avrà modo di muoversi parecchio. Quindi adesso evidentemente c'è questa attesa, e dai, scusate, c'è questa attesa per notizie, per qualcosa che si muova, per un segnale da parte di chi. Poi vedremo, però poi alla fine questi segnali ci saranno, quindi se aspettate una chiamata, un invito, una convocazione, sicuramente arriverà, però intanto arriva verso la fine e probabilmente avrete già, come vi dicevo, maturato una piccola dose di sospetto, sarete molto circospetti nel valutare l'avvicinamento alla chiamata di qualcuno, perché è perché intanto si è fatta una certa e vi siete fatte qualche idea. Andiamo a vedere subito dove siamo. Siamo qui, quindi qui nella testa abbiamo ancora freschi il richiamo di qualcosa che per noi è molto gratificante e che ci darebbe l'equilibrio, sotto la convinzione che tanto qualcosa succederà. Quindi direi che come equilibrio energie superiori e inferiori siamo messi benissimo, no? Ce l'abbiamo questa sicurezza, soprattutto per le cose recenti. Si vede che è stato comunque un mese, anche se appunto in attesa di qualcosa, però un mese con meno responsabilità, meno pesi, no? Voi potreste dire: sì, ma io ho lavorato lo stesso. Sì, ma magari non c'era quel collega, magari non c'era quella persona che vi mette un po' in difficoltà.
quindi un pochettino di leggerezza si vede e novità ne sono arrivate. È vero però che anche altrettante ne avreste aspettate. Difatti, davanti a voi abbiamo una linea di chiari segnali che tutto quello che non è arrivato fino adesso arriverà. Quindi è un mese dove vi dicevo le risposte arrivano, però ricordatevi che dobbiamo sempre collegare i piani tra di loro, quindi arriveranno queste cose, poi le vedremo meglio, ma nel frattempo ci sarà questa energia, diciamo, un po' distaccata, un po' di sospetto, perché abbiamo una volpe in casa, quindi l'energia di fondo non cambia, ma qualcosa succederà, come vi dicevo. Insomma, qui siamo proprio, diciamo, partiamo con un'energia positiva. Siamo nella casa del giardino, quindi sembra andare tutto bene tra le conoscenze. Riprendiamo, la nostra socialità senza problemi, si ritrovano le persone, rientriamo nel nostro piccolo tran tran, rientrano tutti in giardino, una folla, no? Quindi ci sono tutti quanti. Però subito nel giardino i topi. Quindi qui c'è qualcosa intanto che manca, va tutto bene ma manca ancora quel qualcosa e poi va tutto bene ma ugualmente stando in mezzo a queste persone, come vi dicevo, tutte, voi generate un senso di incomodità, di piccola ansia, perché percepite che c'è qualcosa che non va. Quindi questo è un mese in cui non dico neanche che dovrete stare attenti, questa energia sarà presto spiegata. Topi, sole, viene alla luce, certamente qualche cosa ed eccola qui, la scelta, perché il sole è nella casa del bivio. Ed è una scelta difficile che dovrete fare, ma una scelta di azione o una scelta di pensiero, di opinione che andrà fatta per riequilibrare proprio le vostre energie, le vostre emozioni e quelle che vi fanno stare bene e che riguardano principalmente una persona che vi dicevo a voi molto vicina, quasi sicuramente una persona dell'altro sesso rispetto a voi, quasi sicuramente. Ed è qualcuno che cercherà in un certo qual modo di non farvi avere ragione, cercherà di nascondere un po' ulteriormente questa sua ambiguità, ma attenzione perché qui cerca di chiudere con montagna e bara, quindi è veramente qualcuno che primo non vi aspettavate, vi gioca un brutto tiro e in secondo luogo che poi farà di tutto per non darvi accesso a ciò che ha detto, a ciò che ha fatto. Quindi è un po' una doppia, diciamo, fregatura che però poi alla fine si risolverà, quindi la risolverete voi, farete voi questa scelta. Quindi, in buona sostanza, se si tratta di un amico o di un parente su cui contavate, probabilmente avete un po' detto troppo, ma per spontaneità non è che vi sto buttando addosso la colpa, le cose non avanzano, guarda un po' e poi si scopre che il traditore, diciamo la spia, era in casa, no? Il furbetto era in casa, era proprio nella cerchia che noi frequentiamo e da lì capiamo che, soprattutto perché poi farà ostruzionismo, che il problema nasceva da lì. Iniziamo a contestualizzare. Cerchia di amici, qualcosa non funziona, voi percepite che c'è qualcosa che non va, non riuscite a capire da dove parte, alla fine, un po' per intuito, un po' perché salta fuori, probabilmente anche perché sbaglia qualcosa, vi rendete conto che qualcuno su cui voi contavate ha preso le parti o ha messo zizzania, più facile abbia preso le parti, è più opportunista la volpe, non è una serpe, di altri, quindi voi siete come passati in secondo piano. Siete un po' diventati, non dico di serie B, però se prima per esempio era un gruppo di amicizie coeso, adesso improvvisamente voi siete un po' pesce fuor d'acqua. Blocco con questa persona, può essere anche blocco sui social per carità, ma qui noi vediamo soprattutto blocco e chiusura. Chiusura che voi vi
occupate poi di risolvere opportunamente e facendo una scelta, quindi deciderete quello che vi farà stare meglio, probabilmente deciderete di risolvere parlando, risolvendo la situazione, però sarà un momento un pochino scomodo perché insomma comunque l'azione di questa persona che ha fatto per tenersi buono qualcuno vi darà fastidio. L'importante è che ovviamente poi si risolva. Siete voi nella casa, cioè scusate, c'è la chiave nella vostra casa e quindi direi che poi alla fine tutto va bene. Sentimenti, beh, su questo poi allarghiamo il tiro fra poco, ma anche qui potreste, nonostante ricordatevi, rimane l'energia di fondo, quindi quelle classiche persone che dicono sì, ma io ti sono fedele, è stata solo una scappatella, e beh, no, dico, se sei fedele, la scappatella non è compatibile. Però è un po' questo il ragionamento, magari, ecco, qui si tratta di scoprire che proprio tra le persone che conoscete c'è la persona scappatella, quindi che il vostro partner o la persona con la quale state cercando di costruire un rapporto, pur restando nelle vostre energie, nella vostra connessione, si concesso un flirt con qualcuno che voi, purtroppo a cui voi volete molto bene, con cui magari vi siete confidati, la cosa viene blindata. La risolvete voi, anche qui su come la risolvete, adesso andiamo a vedere. Io vi direi che ce ne sono tante di possibilità, però terzo caso, a parte che questa cosa può succedere anche in famiglia, perché comunque la carta della casa è soprattutto la famiglia, oltre che la comfort zone, può succedere sul lavoro, la cosa rafforzata dal fatto che la volpe è la sua carta tematica. Qualcosa che avete fatto per cui stavate aspettando una ricompensa, un complimento, un apprezzamento. Stranamente non porta da nessuna parte, siete ancora in attesa e vi accorgete proprio che magari il vostro collega, la vostra collega, la persona che aveva detto ci penso io, invece di aiutarvi, ha fatto un po' ostruzionismo, quindi vi toccherà anche qui girare la chiavetta che avete proprio nella vostra casella e risolvere. Tenevo a dire questo, diciamo, un tradimento, un brutto tiro non è mai una bella esperienza e sicuramente venendo da qualcuno da cui vi aspettavate tutt'altro fa male, no? E quindi può lasciare il segno a lungo. Premesso che io, sapete che per me un tradimento è un tradimento, punto, non c'è la classifica. Certo, poi ci sono quelli più gravi, con più conseguenze, però nel momento in cui io amico, io compagno o compagna, io parente, io ti tradisco, hai cambiato canale, quindi poi la gravità è una cosa di cui ci preoccupiamo dopo. Tuttavia qui, se vi può interessare, dovete sempre tenere presente che si tratta di un momento di follia, non si sa bene che cosa sia successo, per cui ha sentito questa persona l'esigenza o è stata attratta dal mettersi in mezzo a qualche pastrocchio, che sia appunto un'avventuretta, una malalingua, un agire per opportunismo, ma nel fondo, lo so che sembra strano, però è salvo tutto quello che prova per voi in termini di rispetto, di affetto, anche di amore. Quindi questo, ripeto, non cambia niente, però è un particolare che esce, che evidentemente ha la sua propria importanza, no? Andiamo a vedere appunto qui dove siamo. Qui, ahimè, qui andrebbe tutto bene, soprattutto anche per le storie nuove, ma come se si dicesse tutto sommato c'è una novità. Per cui eravate in attesa, anche se la coppia magari c'era già da un po', anche se la coppia non c'era ancora, quindi comunque un bambino, un'energia fresca di inizio, di partenza, qui ve lo dice bello chiaro, la prima parte del mese, magari anche per caso, scoprirete l'arcano. Che se lo dico io vale doppio, vedete che c'è un quadrifoglio sull'albero con la serpe, quindi qui per, io alle coincidenze non ci credo, vi viene mandato tutto dal cielo, però
Per un fatto fortuito, qua beccherete il traditore. Quando parlo di traditore, per adesso sto parlando in senso lato, che comunque tende a essere sfuggente. Quindi la prima parte di questo mese di settembre, sfido che poi voi vi sentite diffidenti, perché beccate qualcuno con le mani nel sacco e questo qualcuno, anziché dire scusa tanto, piglia il sacco, lo butta via e dice: non so di che cosa tu stia parlando, che è una cosa che mi manda in bestia. Però insomma, possiamo fare questa reazione con tutti. Quindi vedete che qua diventa pesciolini, quindi voi, anche voi però. Quindi qua è una sfida, quasi duello far west, no? Ci si guarda, ci si osserva, si cerca di capire, c'è chiusura da tutte le parti, c'è strategia, c'è il fatto però che la vostra comfort zone è all'inizio minata da un mentale molto forte. C'è la possibilità che le cose migliorino? Yes. Però attenzione, perché se andiamo ad esaminare proprio questa figurina qui, con la quale il collegamento è emblematico, abbiamo una ancora con la croce, né con te né senza di te. Sto bene quando ci sei, ma non voglio vederti perché c'è la crisi. Quindi, se parliamo di in termini sentimentali, questa persona si rivolgerà a noi in modo piuttosto ambiguo, cercherà di essere sfuggente, diciamo, cercherà di evadere un po' le nostre domande, noi che cerchiamo di risolvere le questioni in sospeso, e però viene da noi col sole mai topi, quindi non ci convince del tutto. Ora, se si tratta della persona che amiamo, qui a gradi più o meno avanzati scopriremo qualcosa che non ci piace tanto. Nella prima ipotesi possiamo pensare appunto a un'avventura, un flirt. Ma se vogliamo scendere un po', meno, insomma, meno dramma, scoprire che non ci racconta tutto, che ci ha detto che andava a una cena di lavoro e invece è uscito con gli amici, vale anche per le donne questo, e non è che per forza deve essere un uomo. In generale, la persona che ci interessa a più livelli, compagna, amante, flirt. C'è qualcosa che scopriamo che non ci ha detto, ecco, e questa cosa non ci piace perché comunque nel non dircela ha avuto i suoi vantaggi. Quindi, ah no, sono a casa a lavorare, non possiamo vederci stasera, e poi magari sappiamo che è andato in pizzeria, quindi niente di grave magari, però non ci è piaciuto. A più livelli, certo, c'è anche la scoperta di un tradimento, certo, a livelli estremi c'è anche questo. Purtroppo sì, si vede, quindi diciamo che la parte nascosta, sfuggente con la maschera della persona di nostro interesse, nella maggior parte delle situazioni verrà fuori. Poi, se le cose vanno già molto bene e voi non avete grossi problemi, mi auguro che siate la maggioranza, al massimo scoprite che gli ha detto una cosa e invece è andato appunto a giocare a calcetto o è andato a bersi qualcosa con gli amici o con le amiche. Ok? Bene, però questa cosa c'è, quindi sì, in prima metà del mese c'è un po' come se si increspassero le acque. E la cosa più, diciamo, così più importante che si vede qua è che appunto eravate in attesa di qualcosa forse, o di questa confessione, o chissà invece di tutto il contrario, di un passo in avanti. Insomma, c'è una piccola battuta d'arresto con delusioni in questo senso. Ne approfitto anche per dire che potrebbe essere la stessa cosa da un amico, da un parente o da un collega di lavoro. Però se si tratta di lavoro, guardate, ve la mettete via poi abbastanza in fretta, perché l'ultima parte del mese, diciamolo subito, poi torno all'amore, l'ultima parte del mese per il lavoro è molto promettente. Certo che qui c'è qualcosa che si è fatto aspettare e non poco, quindi forse se vi capita questo piccolo tiro mancino sul lavoro, potreste
dover sopportare di più un'attesa e quindi all'inizio gestire peggio un tradimento, un brutto tiro, però poi alla fine, per il lavoro, alla fine di questo mese, arrivano tutte le soddisfazioni che non vi sono arrivate. Quindi guardate qui, senza andare tanto lontano, tutto viene chiarito, tutto viene ripreso in mano, quindi ci sono situazioni lavorative che richiedevano una risposta che non è arrivata, arriva dopo un po' di attesa, ma arriva. Secondi colloqui, c'era stato solo il primo e voi dite, ma chissà, scoprite anche che qualcuno non ha giocato molto pulito. Arrivano anche queste cose, avanzamenti, lettere e comunicazioni di spostamenti, avanzamenti di cose molto importanti, molto importanti. Qualcuno in questo mese di settembre potrebbe dare una svolta molto seria e positiva alla propria posizione lavorativa. Quindi qui c'è, per esempio, essere confermati, essere promossi, però ufficialmente, non ah, che bravo, se andiamo avanti così, il mese prossimo ti do l'aumento. No, qui c'è una conferma a livello proprio personale e professionale, ufficiale. Se avete chiesto un trasferimento, c'è, ma si realizza finalmente, perché in tutte le stese, in ultimi mesi, era, vi dicono di sì, però poi sarà il mese dopo. No. Qui vi dicono di sì e entro la fine del mese si concretizza, ovviamente per chi vuole. Quindi arrivano queste benedette notizie, vi hanno fatto penare e sudare sette camicie, ma arrivano. Arrivano nel frattempo, c'è, guardate che c'è qualcuno che vi fa un brutto scherzo, però come vi dicevo, ve la mettete via un po' meglio sul lavoro perché finalmente, dopo tanto tribolare, dopo che sembrava che ci fosse un blocco su qualunque tipo di miglioramento, qui sì, non solo c'è la buona notizia, ma c'è lo scatto, non c'è proprio l'inizio. Sarà per la fine del mese di settembre, per cui dovrete attendere un po'. E non credo che ci sarà diciamo, un miglioramento in vista. Voi lo sapete che qualcosa deve succedere, però tarderà a realizzarsi sul lavoro e tarderà anche a manifestarsi, quindi non è che se succede a fine del mese, però a metà del mese già sapete come va. Qui fino all'ultimo avrete un po' di timore che le cose non vadano in porto, però guardate che effettivamente direi che il lavoro, mi dispiace, però neanche tanto perché è una parte importante della nostra vita, diciamo che il lavoro è quello che ne esce meglio in questo gran tableau. Direi che è un mese di grandi conferme, anche di grandi partenze, anche per chi ha le prime esperienze, anzi ci sono anche tante idee nuove. Vi chiedo se avete invece in questo mese, vi vengono le idee nuove, perché chi le ha questo mese le può concretizzare e ufficializzare. Qui c'è l'apertura di posizioni fiscali, lavorative, c'è l'inizio, c'è il trovare la sede di un'attività, tutto verso la fine del mese di settembre. Però, questo se l'idea l'avevate già. Se vi viene un'idea genialoide questo mese, e ne vedo tante, perché nonostante tutto le vostre energie sono molto forti, no? Sono in equilibrio e vi arrivano idee. Magari anche vi possono arrivare delle idee quando meno ci state pensando, o vedete qualcosa e dite bella questa cosa, voglio farla anch'io, ispirazione. Ecco, tutte queste cose qui, state zittissimi. Non è questo il mese per andare in giro dicendo ho avuto l'idea del secolo. Se no penalizzate la vostra crescita personale. Aspettate il 1° di ottobre. Usate questo mese per da soli, prendere informazioni, documentarvi, andare su internet, vedere cose, andare a prendere informazioni, ma per voi, aspettate. È un mese in cui possono veramente uscire tante belle idee dalle nostre teste, però non devono uscire troppo. Le idee che arriveranno in questo mese di attività anche in proprio sono vincenti.
proprio perché entrano in questo flusso di energie che ci fa prendere una strada finalmente. Molti capiranno quello che vogliono fare e lo potrete fare, però se l'idea vi arriva nel mese di settembre, calmi, usate il mese per documentarvi, per arrivare a ottobre con tutto già fatto, ok? Non abbandonate l'ispirazione, ma anzi, nutritevi di tutto quello che potete, ok? Però se le idee invece arrivano da prima, quindi siete già con un progetto avanzato, questo mese sarà quello in cui, come vi dicevo, trovate la sede, trovate chi vi aiuta, iniziate proprio nel vero senso della parola, ok? Quindi il lavoro non potevo non dirvelo subito, perché era evidente. Ovviamente adesso ci tocca andare a parlare dell'amore ed è insomma un argomento un po' oscillante questo mese. Abbiamo già visto perché, quindi si va dalla scoperta di un tradimento a qualche dubbio perché non sapevamo, non conoscevamo quell'aspetto di quella persona. Naturalmente, se seguiamo un primo percorso, in facciata va tutto bene, quindi qui dice per le coppie stabili e luminose, qui c'è proprio qualcosa di non detto che salta fuori e nonostante ci siano appunto energie ancora forti che possono comunicare, però qui si rompe, si incrina un po'. Qualcosetta. Si può rimediare? Sì, però io vi dico che ci sarà una prima parte del mese in cui, insomma, intanto comunicare con questa persona non sarà facile, voi perché non sapete come dirglielo, o se si è accorto che avete scoperto qualcosa, non si riesce ad andare sull'argomento in termini pacifici, però è un mese un po' la prima parte del mese non avrete ben chiaro se state andando avanti o se siete fermi o se c'è nell'aria una rottura, silenzi, difficoltà ad affrontare gli argomenti. Fortunatamente poi dopo un po' si esce da questa atmosfera e le cose potrebbero andare meglio. Dico potrebbero perché ovviamente non ci facciamo mancare niente, qui abbiamo una vostra energia di delusione, come se vi foste aspettati da questa persona una maggiore forza nel difendere quello che c'è tra di voi, invece la vedete un po' inconsistente. Allora, se questo è quello che voi percepite nell'altro, probabilmente, e quindi la situazione già non è delle più rose, potrebbe esserci fino a seconda decade del mese, proprio un momento di pausa e di silenzio. È una rottura? No, perché poi c'è una ripresa. Però ecco, anziché il quadretto che vi eravate magari fatto, che bello, stanno cambiando le cose e adesso mi dirà e farà, qua il quadretto è un po' più deludente e quindi semplicemente servirà per farvi capire che bisogna parlare molto, dovrete discutere molto e poi insomma ognuno. A seconda di come andrà la discussione, sappiate che le possibilità ci sono di rimediare alle cose, però bisogna tirare fuori quello che non ci va. È proprio quest'asse qui che ci parla un po' dello sforzo che dobbiamo metterci. Quindi direte che è mese bruttissimo per l'amore. No, non è un mese bruttissimo. È un mese impegnativo, la seconda parte del mese, per esempio, per chi decide di scegliere nel bivio la strada della riconciliazione, è un mese molto restitutivo sotto questo punto di vista. Le energie si allentano un po', con un po' di fatica calate la guardia, c'è un'energia di ripristino, di tentativo di ripristino delle vecchie atmosfere, anche l'altro sarà un pochino più così, intraprendente, certo, però cozza coi topi, quindi però sappiate che comunque è mosso da energie
di sincero equilibrio. Quindi per fare un riassunto, le coppie, diciamo, già formate, se va tutto bene, quindi dite no, a me è impossibile che succeda, bene, la cosa che può capitare è appunto che scopriate che vi ha nascosto qualcosa, sempre siete coppia da un po', scoprite che invece quel qualcosa che vi ha nascosto magari è un flirt e anche qui si apre un altro scenario, se non siete ancora coppia. Potreste scoprire la stessa cosa, uguale, e anche qui dovete fare una scelta. Coppia yo-yo, anche qui, però la cosa un po' si complica perché già magari un giorno è bel tempo, un giorno è brutto tempo, in più scoprite che vi nasconde le cose, capite che insomma c'è proprio questo primo momento di difficoltà. Siete singoli e non avete in questo momento nessuno da scoprire. Io dubito che in questo mese anche chi è single non abbia proprio nessuno, nessuno. Potrebbe esserci una nuova conoscenza, nuova, nuova, proprio all'inizio del mese o alla fine del mese d'agosto, che potrebbe sembrarvi la persona più straordinaria del mondo e guardate che magari lo è, che però potrebbe darvi un po' di, così, di qualche scossone di insicurezza nello stesso modo in cui l'ha dato a tutti gli altri, credevate di essere passati indenni, no, è proprio un'energia così. Ovviamente voi avete un asse su di voi che garantisce il fatto che saprete scegliere ciò che vi fa star bene, quindi sarete sicuramente meglio voi dell'altra persona, del vostro partner, del vostro collega, del vostro familiare, del vostro amico, cioè c'è quest'asse di estrema consapevolezza di dover prendere una decisione e questo ve la fa prendere nel modo migliore. Seconda parte del mese, grazie a Dio, molto più soft per quanto riguarda i sentimenti, ci sono possibilità di riconciliazioni. Io non li vedo i ritorni qui, a meno che non siano tornati prima, allora entrano nel novero di quelli che abbiamo considerati fino adesso, quindi qualcuno che torna, oh, che bello è tornato, però aspetta, Otto, guarda cosa ho beccato. Quindi anche qui ampio periodo di valutazione e poi se lo vorrete ci sono riconciliazioni o ripristini delle energie iniziali, neanche fosse un telefonino, e poi ecco, diciamo che per chi penserà di poter recuperare il tutto, ecco questo sì che non lo vedo nel mese di settembre, sarà un mese che si conclude eventualmente con dell'energia in corsa. Però la guardia non l'abbassate almeno fino al mese dopo. Vi piace qualcuno e non avete capito se piacete a questa persona, pure questo è uscito, oh yes. Quasi sicuramente la risposta è sì, piacete a questa persona, però io starei un po' attento a verificare la sua vita sentimentale, perché 9 su 10 non è una persona libera. Quindi facciamo attenzione anche a questo. Certo che non dovete stare ad aspettare me per sapere queste cose, nessuno di noi è nato ieri, probabilmente qualche sospettino ce l'avete già. Però insomma è vero anche che a volte queste volpi sono proprio bravissime, eh? Sembrano perfette, poi esce il pelo fulvo da sotto il cappello e dici, beh, allora forse non era proprio così santo, no? E casto questo individuo. Quindi fate un po' attenzione, certo, ripeto, è tutto risolvibile, l'energia di soluzione c'è nella seconda parte del mese, però secondo me uscire da questo labirinto sarà più un'energia del mese di settembre, ok? Per il lavoro già è stato detto quello che c'era da dire, quindi io fortunatamente non ho nulla da aggiungere perché già erano cose fantastiche così. Andiamo a vedere la situazione finanze, che insomma qui diciamo che avete dovuto rinunciare o a un investimento o a un acquisto che vi avrebbe reso molto felici, però beh, perché la situazione adesso è ancora un po' non adatta al tipo di cosa che volete fare, quindi per esempio l'acquisto di una casa, l'acquisto di una macchina, l'acquisto di insomma, qualcosa di importante,
Certo, non è l'acquisto di un paio di scarpe, anche se è importantissimo, però non così rilevante nella vita delle persone, tranne me. Però la situazione, come vi dicevo, per le finanze inizia anche qui in modo un po' agitato, però sono felicissima di dirvi che appunto se avete dovuto rinunciare a qualcosa, questo mese finalmente le cose tornano a girare. Quindi, anche se questa lettura attorno alla carta dell'orso non ci dà la soddisfazione di dirci che il messaggio che tanto stiamo aspettando, la comunicazione, la lettera, quello che volete, in cui ci dice che finalmente possiamo, qui si tronca con la frusta, però se andiamo a vedere tutti i Nighting e le diagonali soprattutto, finalmente vi dico che questo mese potrete per esempio comprare una nuova casa. E ce l'abbiamo qui, più chiara di così. Ed è quella che volete voi, non è che dovete prenderne una di ripiego, perché se no, ecco qui si stipula proprio, si chiude e siete voi, perché voi finalmente avrete la comunicazione che potete fare questo acquisto, ma anche, come vi dicevo, qui si fa anche impresa questo mese, quindi se stavate aspettando per esempio una sovvenzione, un finanziamento, una sponsorizzazione che sembravano, magari vi hanno dato proprio picche, no? Quindi siete ancora alla ricerca, non arriva, non arriva, questo mese arriva e questo mese si fa ciò che è già in viaggio, ricordatevelo. Per il resto, mi raccomando, becco chiuso. Quindi le finanze vanno decisamente meglio, vi hanno fatto passare dei brutti momenti, non ci sono dubbi. Magari è la liquidità che può essere un po' altalenante, perché pensateci, se per esempio per comprare una casa dovete versare un anticipo, vi viene accordato il mutuo, ma i soldi escono. Vedete che soldi topi, proprio qualcuno per risolvere qualcosa vi toglie la liquidità, non è che la banda Bassotti, per esempio, è quello che serve per comprare una casa, per mettere in piedi un'impresa, un'attività. Quindi ha senso, non vuol dire che restate a secco, ma che ne escono. Ecco, non sono spese impreviste, quindi sono spese che avevate messo in conto. Quindi è un mese di forte realizzazione questo, nonostante tutto. Potrebbe essere che in mezzo a tutto questo, chissà, la vostra, diciamo, positiva diffidenza, quindi questa antennina che vi si è alzata, vi stia dando anche una marcia in più e sapervi come muovervi in determinate situazioni. Avete imparato, per esempio, che anche coloro che si, così si mostrano come desiderosi di aiutarvi, invece a volte lo fanno per aiutare loro stessi. Quindi qui, difatti, non è un caso che voi, albero chiave, capito? Voi ormai avete capito come si fa e quali sono i capisaldi della vita in tutti i settori. C'è anche alla fine del mese si sblocca qualunque tipo di contenzioso che abbiate in questo momento in ballo. C'è un avanzamento, qualcosa che è già in viaggio, le cose dovrebbero andare fortunatamente proprio come volete voi, qualcosa anche che sembrava ormai destinato a tardare. Qui c'è anche il riconoscimento di un danno che avete subito, quindi può essere anche qualcosa che ha a che vedere con le assicurazioni. Sembrava che non arrivasse mai, sembrava che ci fosse da combattere per avere il giusto, e invece verso la fine del mese si sblocca anche questo. Avrete notato che la parte finanziaria e lavorativa, soprattutto nella seconda parte del mese, decolla, la parte sentimentale anche, ma ovviamente essendo meno legata alla burocrazia ma più anche alle vostre energie e alle vostre emozioni, decolla ma con cautela. D'altra parte è abbastanza normale che sia così. Che dire di questi esami che ci sono qui nel mese di settembre? Qualcosa che si ripete. Allora, si ripetono, ma potete farcela. Posso darvi un consiglio? Non studiate a memoria, ormai è tardi. Studiate
esami che si ripetono non sono soltanto gli esami di settembre di riparazione, sono anche prove che si ripetono a tutti i livelli. Lo studiare a memoria genera lo stesso tipo di problemi. Sappiate che qua verrà affrontato in modo diverso, quindi potete mettere a frutto il vostro acume. Studiare a memoria non vi porta da nessuna parte, quindi risultati, vabbè, a parte che se dovete studiare una sequela di date, non posso dirvi di no, ma i concetti, vince chi rielabora i propri concetti facendo un po' di fatica, non chi studia a memoria, perché, attenzione, studiare a memoria potrebbe portarvi a un momento di ansia. E quindi tutto quello che sapete rimanere qua sotto. Mappe, fatevi mappe se potete, direte, ma fatti anche i fatti tuoi e io cosa volete? Qua, soprattutto per quanto riguarda lo studio, esperienza ne ho, ma per vicissitudini in casa, negli ultimi anni ho praticato tantissimo, quindi fidatevi, qui c'è il risultato, però bisogna affrontare le cose in un altro modo. Parlo a grandi e piccini, perché qui non c'è scritto da nessuna parte che sono gli esami di riparazione. Stiamo parlando di studi. Magari state affrontando un esamone gigante, è la seconda volta che lo date, pensate di essere disperati perché non vi ricordate tutto a memoria e io vi dico non è quello il problema. Abbiate più fiducia in quello che già sapete, apritelo questo libro, aprite anche la vostra. Così, la vostra capacità di rielaborare e andiamo incontro a un risultatone. Quindi non era una predica, era un incoraggiamento. Questa è una frase che per un po' sono riuscita a dire qui in casa, poi sono cresciuti e vabbè, pazienza, però insomma, finché è durato è stato bello. Che altro vi posso dire? Ecco, io una cosa volevo dire, mi dispiace molto vedere che potreste ricevere una messaggio, una così anche una chat, una richiesta di seguire da qualcuno che non vedete da tantissimo tempo. Non è un ritorno, l'ho già detto che il ritorno non c'è, anche perché vedo che poi a voi fa piacere, però come con un senso di svogliatezza o di procrastinazione, oppure ma chissà, è passato tanto tempo, rischiate di non rispondere. E allora volevo dirvi, se vi dovesse capitare, sforzatevi un po', perché questa persona può portare un po' di allegria nella vostra vita. Magari siete già molto allegri, io non discuto su questo, però non chiudetevi, qui c'è proprio il rischio di dire, ma è passato tanto tempo, sì, toh, mi sono dimenticato. Sarebbe un peccato, è proprio una persona che in questo momento è come se ve la mandasse l'universo. Non è per forza una persona di interesse sentimentale, no? È qualcuno però che potrebbe davvero così portarvi anche delle novità, ampliare un pochino in questo momento i vostri interessi. C'è questo senso di chissà che sia la diffidenza generata dalle altre situazioni, può darsi. Però un piccolo sforzo non andrebbe male. Bene, allora, visto che direi che abbiamo proprio coperto tutti i campi in questo gran tableau, anche un po' in ordine sparso, perché ha deciso quali argomenti porci prima e quali dopo, direi che altro non c'è da dire, quindi ricordatevi. Potreste sentirvi un po' sottotono e un pochino diffidenti, soprattutto in amore, ma poi le cose piano piano si sistemano. Grande impennata di lavoro, progetti lavorativi e professionali, anche grandi risultati per cose che fino a questo momento avevate dovuto mettere da parte, tipo l'acquisto di una casa o appunto l'inizio di un'attività. Per i sentimenti bisognerà che chi di dovere si occupi di riconquistare la vostra fiducia. Deciso miglioramento verso la fine del mese, però secondo me ciò che si deve risolvere si risolve definitivamente a ottobre. Quindi, primo, sarete costretti a sentire ad ascoltare anche quello di ottobre, quindi almeno per un mese siete qui e io sono solo contenta.
Nel frattempo, però, come sempre, mi raccomando, mettete il like, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, seguitemi sui social, su Instagram e su Facebook. Io vi aspetto naturalmente, mi piacerebbe dire tutti, ma non credo che potremo mai farlo, al corso del 28 e 29 settembre alla Libreria Esoterica. Mi raccomando, poi per le informazioni guardate la descrizione del video. Nel frattempo, io come al solito, intanto vi auguro uno splendido mese di settembre, anche se un po' impegnativo. Vi ringrazio e vi do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartoon Antique. Ciao!